Non sarà una convenzione, ma sarà una concessione con durata che può variare fra i 5 e i 6 anni, quella che è stata siglata tra Comune di Arezzo e Unione Sportiva Arezzo, anzi che sarà siglata a partire dal 1 luglio, visto che la vecchia convenzione scadrà il prossimo 30 giugno. Una concessione pluriennale che lascerà all'Arezzo oneri e onori di quelli che sono gli introiti, ma anche le spese per la gestione dello stadio comunale. Oggi la società di fatto diventa l'affittuario pieno dell'immobile con oneri ed onori. Oneri vuol dire che pagherà le utenze come in tutte le vere concessioni e peraltro anche in tutte le normali convenzioni a dirla tutta, ma potrà mettere a frutto tutto quello che l'immobile permette, quindi sia gli spazi in termini di affitto, qualora ritenga, ma anche le torri faro che hanno che producono degli introiti in questo momento all'amministrazione. Darò in avanti alla società per la possibilità di utilizzare ciò che arriva dall'impianto. Cioè, un impianto ha un costo e ha un valore. Allora chi è il concessionario si fa carico dei costi, ma si fa anche carico dei valori. Qua ci sono anche altre associazioni sportive che hanno sede, no, allo stadio. Che fine faranno, detta in soldoni, assessore? Ma ci stanno con contratti tutti scaduti, quindi in qualche modo vanno rimessi in ordine, cambia l'interlocutore con la garanzia dell'amministrazione di seguire questo lavoro. Però non possiamo neanche pensare che una società qualunque si prenda l'onere di mantenere un impianto e poi non possa da quell'impianto ricavare ciò che deve. Del resto, tra l'altro, il tema, per esempio uno dei temi del museo dell'Arezzo Calcio, si potrà fare ora e non si poteva fare prima. Sicuramente è un progetto interessante, c'è un'azienda preposta che fa queste cose anche in altre società e sta praticamente, oltre che presentando un progetto effettivo e comunque realizzabile, un business plan dove è possibile poi gestire tutte quelle che sono le strutture all'interno dello stadio, ma anche come procedura. Quindi fermo restando il fatto che mi preme dirtelo, vado un po' fuori la tua domanda, che la prima cosa che andremo a fare è sicuramente la settimana prossima con il presidente d'Orgoglio Amaranto, Roberto Cucignello, identificare un posto da dare subito immediatamente a Orgoglio Amaranto all'interno dello stadio, quindi dove potranno trasferire la loro sede. La formula giusta per i campi d'allenamento invece quale sarà? La formula giusta per i campi d'allenamento, noi stiamo lavorando su più fronti, diciamo. Una è quello del bando effettivo che poi l'Arezzo farà come qualsiasi altra società, associazione, ente privato per il campo del Dante. E poi stiamo lavorando anche su altre due strutture che però al momento è una cosa, diciamo, un po' che non posso dirvi quello che è realmente, però abbiamo anche altri programmi.